stavo passando e mi fanno che chiattona di me, sei proprio... Sì, insomma, i soliti sud che fanno, esatto. Grassona, chiattona, cioè, no? Comunque... Vabbè, io soffrivo già di bullismo da quando ero piccola, quindi okay. Già ero presa per il culo. Ok, ok. Già da 7 anni, tutta la mia infanzia l'ho sofferta col bullismo. Ok. Quindi la scuola, in giro, cioè tuttora c'è in mente una scena in cui mi ricordo che stavo andando a fare la spesa con mia madre e c'erano dei ragazzi, boh, avranno avuto 14 anni. Insomma, è della tua età alla fine, perché sì, 15 esatto. anni... Mi ricordo, ma te lo giuro, tuttora ce l'ho, perché cose quando ti segnano le segnano nella vita. Certo, certo. Che stavo passando e mi fanno che chiattona di me, sei proprio... Sì, insomma, i soliti sud che fanno, esatto. Grassona, chiattona, cioè, no? Comunque quando sei piccola, cioè, certo. Cioè, certe cose non le capisci. Poi dici, vabbè dai, oggi mi insultano, domani mi insultano, poi insomma... Con il boccone amaro e si inizia davanti. Sono entrata alle medie, sai, sì. Magari c'è quella più carina, quella col fisico perfetto, sì. Quella magrolina, vabbè, sai, quella un po' più sì. Magari c'è il ragazzo che ti piace e tu dici cazzo, e adesso ti ci metti, magari dici ah dimagrisco così, ma Però tipo non so, te hai iniziato a dimagrire perché dici io voglio diventare è iniziata con una stupidità. Ero nel camerino di Telly Way, sai, un negozio. Ok, ero in un camerino, ok. Si fanno tagli da persone molto piccole. Cioè insomma, magari... per me. Perfetto. Esatto. Ma sono un da mezza tonnellata io. Ma tu sei proprio un frigo. Un frigo, vabbè, ottimo. Ottimo. Vabbè, iniziato tutto da un camerino. Sì. Avevo preso una taglia, questa era tipo la M. Io prendevo una XL, L. Sono scoppiata a piangere la moto. Ah, ti sei presa male. Quindi da là okay. C'è stato lo sviluppo, nel senso che ho detto basta, da oggi devo cambiare. Magari c'era mio uomo e diceva no, ma sei bella così. Certo. Però no. Certo, le altre persone non possono capire quello che tu percepisci. Certo, la mamma. La mamma. La mamma certo dice anche se comunque mio figlio è così, io l'accetto lo stesso, certo, no? Quindi ho iniziato pian piano a cambiare alimentazione. Ok. Cioè io sono pesata. Cioè sono iniziata da un peso che pesavo 86 kg. Mi aspettavo comunque un peso così, cioè così esagerato con l'età. 14 anni e mezzo. Sì, 86 kg a 14 anni, Fide. Sì, diventa un po'. Cioè tanto, veramente tantissimo, caspita. Vabbè, quindi ho iniziato il mio piano alimentare pian piano, perché comunque i miei mi hanno dato sempre supporto, Cioè sono stati i primi. Ah ok. Cioè tu hai voluto fare questo percorso qua, hai detto. Cos'è? Ne hai parlato magari prima con i tuoi genitori? Sì. Cioè, ci vuole, io voglio cambiare. Cioè, comunque avevo già una percezione della persona che avrei voluto essere. Ma è proprio da piccola che avevo quel sogno. Cioè, quando ero piccola ero veramente magra, ma magrissima, c'è uno scherzo. Ok. Poi vabbè, adesso voglio tornare. Ma non ti dico che volevo essere, Belen. Però, comunque, in forma. Quindi mi sono messa a fare tutto questo piano alimentare, tutto da sola. Non mi sono fatta aiutare, non mi sono fatta aiutare da nessuno. Beh, supporto di miei, perché mio padre... aveva già perso peso, quindi mi ha dato una mano. Ah ok, tu dici allora mio padre può farlo, allora anche io. Perché tu non puoi farlo. Certo, cioè, certo. Comunque ad oggi ti dico che se tu hai un obiettivo puoi raggiungerlo tranquillamente. Sì. Cioè senza sdeviare. Sì. Anche io dovrei farlo. Cioè secondo me devi avere quella cosa che ti dice devo cambiare. Perché non è tipo da lunedì a dieta. Non esiste quella frase. Perché non ti metterei mai a dieta da lunedì. Cioè. Poi va persona, per carità di Dio, va proprio persona. No, certo, può diventare tranquillamente anche uno stile di vita, no? Perché alla fine è inutile, ok, faccio un percorso magari, che non so, di un mese e poi ritorno come prima, anzi forse ancora peggio, no? Sì. Che recuperi tutti i chili e in più fai pure la beffa, diciamo, ecco, si può dire. E poi, cioè, nel senso, magari entri in un'ottica di un'alimentazione che ti porta ad essere ossessionato, tipo io... Vabbè, ho raggiunto i miei obiettivi, ho perso peso. Poi vabbè, magari ci sono quelli che ti prendevano per il culo a dire ah che figa, E magari all'inizio tutti ti criticano per il tuo percorso e poi quando cambi. Sono i primi a dire ah che figa. O certo, tipo, no? A chiederti consigli, come tu non eri quella merda che mi. Cioè. No, certo. Prendeva certo. Per il culo. No, dico, diciamo che è anche una bella soddisfazione, no? Perché uno dice caspita. Ma il primo è per te stessa. Cioè comunque. Orgogliosa, no? Quindi vabbè, prendi più sicurezza di te stessa, diciamo, no? Assolutamente. Ci sta, quindi che non è facile, cioè io penso che magari inizialmente ti odi, perché comunque odi il tuo fisico, però ti devi amare per quello che sei.
cioè nel senso è difficile da capire quando sei in uno stato di forma che a te non piace, capito? Ok, ok. Però io, cioè al giorno d'oggi anche le persone che magari mi aiutano, cioè gli aiuto a perdere peso o comunque vogliono consigli, cioè sono la prima a darglielo. Certo, certo. Cioè dico, amati prima, cioè vedete allo specchio, di cazzo sono questa, mi amo, cambierò, lo farò per me stessa e cambi. È una routine, no? Che sì. Si ripete sempre, vabbè, devi accettare il cambiamento. Solo che ovviamente appunto ti porti questo obiettivo, ma adesso è una roba che dici ok, io inizio questo percorso e lo faccio. Per dirti, no, tu hai fatto una roba autodidatta, per dirti, ti sei un po' arrangiata magari nel mangiare per portare poi. Diciamo che avevo una certa, cioè mi ha buffato tantissimo. Ah. Ed era anche dovuto allo stress del bullismo, capito? E che ho avuto anche il mio periodo insomma di bullismo appunto, da ragazzo. Anch'io ho ovviamente questa mentalità, quando sono un pochino più nervoso mi attacco sul mangiare. Poi vabbè, è subentrato il fatto che anche io da questa situazione qua, ho fatto un anno e mezzo di grosso modo che ho sofferto tanto comunque. Come hai fatto te, tu hai pensato, dici ok, questo stress di bullismo mi ha portato a fare il cambiamento, no? Sei stato un mago, hai fatto il tuo percorso, sei orgoglio di te stesso. Io diciamo che sono uscito da quella fase. Però di... sei bene con te stesso magari. Sì, bene con me stesso, però mi piacerebbe cambiare, ma non per il fatto degli altri. A me del parere delle persone non mi interessa. È una cosa che faccio per me, per la mia salute, anche perché ti ricordo comunque il grasso del corpo non è che fa bene, eh. Voi siamo un po' di pancetti, cioè beh, ancora. La pancetta ci sta. Cioè, nessuno è perfetto, no? Uno potrebbe andare tranquillamente anche con le sue imperfezioni in generale. Io la penso in questo modo qui. Vabbè, tutti abbiamo le imperfezioni. Sì, non siamo nulla perfetto, capito? Però dico, magari è bello, no? Dice, caspita, faccio questo percorso qua, io dimagrisco, divento più autorevole per la mia persona, è bello, no? Uh-huh. Quando magari gli altri vedono, ah guarda, guarda Fra come è cambiato, è bello, no? Proprio nell'arco del tempo. Ti dà queste... più forza. Sì, ti dà più forza. Però il mio problema, sai cos'è? Che io posso anche dimagrire, però la mentalità deve cambiare in qualche modo. Cioè magari tu capisci col tempo. Però magari ti capito, tu vale che ne so, un esempio, no? Ti faccio un esempio. Tipo, tu sei dimagrito altro, però pensa se avessi avuto una mentalità marcia. Cioè magari dici, ah caspita, prima mi ho bullizzato, quindi adesso sono più una ragazza più, diciamo, più figa, diciamo, più carina. Adesso inizio a tirarmela, no? Uh-huh. E le persone avrebbero detto, minchia, ecco, sta qua ha fatto il cambiamento, se la tira, no? Uh-huh. Un po' come qualcuno dice, quando si dice, no, che uno magari fa, non so, fa un bel lavoro, prende tantissimi soldi, cioè, ecco, questo qua c'ha i soldi e basta, non caga più nessuno, no? Uh-huh. Io lo penso in questo modo, o che ti faccio i soldi o che faccio un cambiamento nella vita, secondo me la mentalità di rimanere sempre quella, certo. No? L'umiltà prima di tutto. Anche. No, l'umiltà prima di tutto, anche perché quelle persone alla fine ti insultano, no? Ti insultano, ma cioè loro rimangono lì, capito? Ma io tu invece. No, io penso che le persone che ti insultano o rosicano perché non sono bene con se stessi, o c'è quella cosa che tu hai in più di loro. Quindi dentro ti erode. Si erode, esatto. Cioè, vabbè, però diciamo che anche lì il tuo percorso è stato molto bello, no? Sì, al giorno d'oggi io penso soddisfatta.